Bene, mi si è chiusa una porta dietro, quindi da qua non esco più. È un inizio. Io ho acceso un fuoco, mal che vada, almeno uno schiaffo di freddo. Ci sono strumentini vari risalenti al Medioevo. C'è il Nokia 3610. Quello è troppo moderno, era il 33, quello buono. Non c'è. Per caso da qualche parte hai dei numeri? Ok. Io sto sfogliando un libricino. E ci sono dei simboli con delle pagine numerate. Ripeti, ho sbagliato, ho premuto il tasto. Ho solo bussola e simboli. Allora, rettifico. I libri con numeri e simboli sono tre. Ma c'è una differenza, nel senso, in uno non c'è un contorno esterno, in un altro c'è uno strato di contorno esterno, in un altro ci sono due strati di contorno esterno. E i numerini di ognuno sono etichettati con dei simboli diversi. Quando parli di simboli, potresti parlare la mia lingua. Detto ciò, c'è anche un cazzo di proiettore con dei numeri che io posso toccare. Ah. Come cazzo faccio? Tu hai da qualche parte una specie di ruota tipo quella che c'era prima nella cassaforte che possa darmi dei feedback? Non lo so. Sì, allora, quello che ho davanti è una ruota con al centro una bussola con le frecce direzionali, dei simboli tutti molto complicati sparsi lungo questa ruota nella superficie. Non è che per caso ci sono 8 cerchi, 8 quadrati, 8 pentagoni, però tutti allineati tra di loro. C'è tipo una fila delle tre figure, un'altra fila delle tre figure, eccetera. Allineati manco per il cazzo, ti posso confermare che ci sono cerchi, quadrati e pentagoni. Ok. Più o meno bene. Dimmi se noti che qualcosa cambia. Niente. No, non è successo niente. Allora, fatto caso a qualcosa di più dettagliato, questa ruota è composta da tre ruote, lasciando stare la bussola al centro.
Nel primo strato ci sono due simboli all'interno di due cerchi, nel secondo tre simboli all'interno di tre quadrati e nel terzo quattro simboli all'interno di quattro pentagoni. Benissimo, immagino tu mi debba dire più o meno la posizione di quei figli di puttana. La posizione è... sono sparsi. Ah no, aspetta. Cioè, se dovessi congiungere i punti, i pentagoni, sempre immaginateli comunque messi nello terzo strato di una ruota, quindi che seguono una linea, che percorre il cerchio. Però se dovessi allinearli, sono i pentagoni un parallelepipedo. E i quadrati formano un triangolo, i cerchi una linea, che sono due. Lo sto capendo una minchia. C'hai solo quadrati, insomma, forme geometriche tu come simboli. Allora, io ho dei cerchi, dei quadrati e dei pentagoni. All'interno di queste figure, se spingo una leva, vedo delle altre figure disegnate, dei simboletti. E nei libri di cui ti parlavo prima, ci sono dei simboletti che corrispondono a quelli che dovrei vedere qua. Quindi Allora, i simboli ci sono, però non sono in linea. Cioè, io posso dirti quali sono questi simboli all'interno, poi magari il resto lo devi fare tu, però. fai così. All'interno dei cerchi, che simboli hai? E dove? Dimmi un simbolo e dov'è? Ok, forse devo sfruttare la bussola per dirti dov'è. In realtà sono complicati. A1 è una C al contrario, una I e una C normale, che può rappresentare una farfalla, tipo. Ok, ho capito qual è. In che punto del cerchio è? Sud-est. Però non sto capendo come cazzo li cambio questi cosi. Questo è un problema. Mi senti? Ricky. Ricky, ho capito, però se ti degni di rispondere magari mi fai anche un favore. Non ti sento. Adesso mi senti? Ho Sì. capito cosa devo fare. Detto ciò, fai la stessa cosa ma per i quadrati. Dimmi un simbolo e dove lo trovo.
Tipo, ne hai uno che sembra una C al contrario, una O e una C. Ne ho uno che sì, però c'è anche un. Ah, è un cerchio con tre linee, una a sinistra, una sopra, una a destra. Sì, sono sopra una Più che c'è. testa. Ok, ho capito dov'è. Ed è a Nord-est. nord-est. Questo è giusto. Ok, stessa cosa per i pentagoni. Ti dico il più facile. Sento un cazzo. Mi senti? Sì. Ok, ti dico il più semplice. Ce n'è uno che sembra una TV con una roba nello schermo, una linea orizzontale. È una specie di V sopra anche. Sì, per quello sono attivo. Ok, e dov'è? È a nord-ovest. Però c'è anche a sud-est. Non da me. Questo indizio non mi dice una minchia, perché in tutte e tre le pagine che ho queste cose ci sono, ma cambiano gli altri. Devi. Dimmi qualche altro simbolo. Dei pentagoni. Sì. Una sorta di forchetta. Sorta in che senso? Una Y con un simbolino sopra, era. Non scherzo. Come se fosse una specie di ciliegia. Sì. Ed è a nord questa cosa. Sì. Niente, 3 nel 4 nel 5. Niente, o 4 o 5. Il pirulino della ciliegia è rivolto a destra o a sinistra? E Ah, a sinistra. quindi è il 4. C'è ancora qualcosa che mi sfugge, dobbiamo fare qualche correzione sugli altri. Allora, tornando aspetta, ok, a questo punto. Al. Prima hai detto che c'era quella specie di. Nei quadrati c'è la O con le due stanghette, giusto?
Giusto? È quella sopra. Con tre stanghette. Due, una a sinistra, una a destra e una sopra. Ok, questa stanghetta, questo simbolo è in che direzione? Nord-est. Ok, dimmene un altro. Una sorta di aspetta, come cazzo lo descrivo? C'è un cerchietto al centro e un semicerchio che lo avvolge con due antennine e due piedini, tipo. Come se fosse una lira in piedi. Una? È una lira, un'arpetta piccola. Più o meno. Senza corde però. No, non ha corde. Ma forse ho capito quello che dici tu. Perché sono, si assomigliano io a questi due. Non è chiuso il semicerchio. No, ok, come se fosse una U con le grazie sopra come carattere e due gambette sotto. Sì. Dove sta lo stronzo? A sud. È a sud, quindi questo è l'uno. Ok, ritorniamo ai nostri cerchi di merda. Prima, che simbolo avevamo usato per i cerchi? Non me lo ricordo. CIC, era quello tipo. Sì, era quello. Ed è in che direzione? Sud-est. Mi sembra strano, adesso ero sicuro di aver messo le cose giuste, porca troia, non funziona. Dimmi un altro simbolo. L'altro simbolo del cerchio è un... questo è tosto. Allora, a sinistra un cerchio con una linea che lo attraversa e va verso destra. E sotto c'ha una S più serpentina del normale. Ok, ed è a nord-ovest questo. Sì. Dimmi cosa c'hai. Cioè, te lo ripeto, io ho questi tre libri, uno con delle possibili conf... No, non si sentiva un cazzo. Ti ripeto, io ho questi tre libri. In uno ci sono le possibili configurazioni dei cerchi, in uno quella dei pentagoni, in uno quella dei quadrati. E le pagine sono numerate, quindi io ti stavo chiedendo di descrivermi dove sono i simboli che tu vedi per capire a quale delle configurazioni corrisponde.
E in base al numero della configurazione lo dovrei mettere in una specie di macchinetta. Perché immagino si debba riflettere lì la cosa. Però, anche se adesso credo siano corretti, me la sto prendendo nel culo. Allora hai bisogno di più elementi. Hai due cerchi sono uno a sud-est, uno a nord-ovest. E c'hanno il simbolo che ti ho appena descritto, quello con la S serpentina, il cerchio e la linea, CIC a sud-est. Ed è ok, fai vedere se ce ne sono altri uguali. No, ce n'è uno che è al contrario, volendo, ma non. Cioè, qui c'è CIC, con la configurazione 1 c'è CIC a nord-ovest e questa specie di roba, anche se è rovesciata, a sud-est, quindi non è quello. Quindi deve essere la configurazione 2 in cui c'è CIC a sud-est. E cerchio linea S serpentina a nord-ovest. Oh, e uno l'abbiamo levato. Poi passiamo ai quadrati. A nord-est c'è il cerchio con le linee che lo circondano. A sud. Ma questo cerchio è come se fosse una specie di faccia con delle lucce. È un'aureola. Sì. Ok. Continuo. A sud c'è il cerchio con all'interno della U e le gambette e le antennette, mentre a ovest una sorta di arco o arpa, chiamalo come vuoi, con le antennine rivolte verso destra però, che poi può sembrare anche una bocca con i denti. Vaffanculo, era quello sbagliato. Io te ne ho detto uno, hai chiesto Ah, mi sono comparsi altri simboli adesso. Bene. uno. Ho detto io devo andare in gabbia di nuovo, perché mi porta avanti. Stai avendo delle premonizioni su quella che sarà la tua vita futura, Ricky, non preoccuparti. Mi ci vedo le manette, sì. Oh no, di nuovo devo dare indizi, devo farli io sto giro, vabbè. Sì, tocca a te. Cosa? Sì, tocca a te. Allora, ti ricordi che prima parlavi di pagine invertite? Cioè di quello dei cerchi invertiti? Sì. Adesso c'ho quello, probabilmente. Ho più o meno ho i cerchi invertiti come dicevamo prima. Però adesso posso ruotare qualcosa. Aspetta che provo. Trip. Qui non è cambiato un cazzo, ti dico che cosa ho io. C'è una specie di ruota, e in questa ruota c'è una freccia che io posso girare. La freccia può indicare quattro cose: un quadrato, un pentagono, un ingranaggio e un cerchio. Fine, questo è quello che ho. Ok, all'interno di qua cambia roba. Sono io che sto ruotando la freccia, forse. Ok, probabilmente bisogna in più ho praticamente la stessa ruota di prima con cerchi, quadrati e pentagoni nelle stesse posizioni. Ma con la ruota che ho io posso cambiare le posizioni, anzi cambiare proprio i simboli, addirittura. E in più ci sono
dei LED, 4 LED. Adesso con l'impostazione che c'è adesso, un LED, quello al centro della bussola è verde, gli altri tre sono rossi, quindi probabilmente dobbiamo renderli tutti e tre verdi. Perché c'è un oggettino qua che non avevo visto? Ho trovato un libro. Fille bagassa. No, me l'ha rubato una specie di manichino. E ho trovato una specie di lente. Che ho attaccato al proiettore di prima. E adesso il nord si è spostato, però, figlio di puttana. Allora, ripeti un attimo che cosa che stavi dicendo prima? Perché adesso hanno cambiato colore gli stronzi. Allora, io ho 4 LED, uno nella... Ah, ok, in realtà sono posizionati sui tre strati della ruota, quindi uno dove ci sono i pentagoni, uno dove ci sono i quadrati, uno dove ci sono i cerchi e uno nella bussola. Adesso si è acceso dove ci sono i pentagoni, per dirti. Ok, infatti la mia freccia punta al Pentagono. Ok, bisogna magari trovare un modo di tenerla fissa verde. Quindi forse ti servono i simboli nei pentagoni? Realtà credo di... Aspetta però, ce ne sono alcuni accesi da me di simboli. Dimmi un po'. Che simboli vuoi che ti dica? Dimmi quelli che ci sono. Allora, ti dico nei pentagoni, però conta che tutto questo bisogna vedere se è corretto perché... Bisogna vedere se è corretto perché adesso nella mia... nella cazzo di... Uffa, rosa dei venti, il nord è dove prima era l'ovest. È ruotata di 90 gradi a sinistra, quindi non lo so. Vabbè, il nord comunque è sempre il nord, non fa niente. Ok. Quindi di simboli illuminati ho... La specie di TV con le antennine nei pentagoni che mi hai detto prima, che è sempre a nord-ovest in teoria. Il vecchio nord-ovest. Ah? Sì. Poi alla sua immediata sinistra c'è una specie di omino con le braccia alzate, però sì, niente. No, quello da me punta a est. Che punta est? Nei pentagoni sto dicendo, Sì, aspetta che provo una cosa. Allora, il tizio con le vabbè, non so parlare, braccia alzate, ah, è all'interno di un cerchio? cerchio disegnato o cerchio figure di cui stavamo parlando prima? Cerchio figurato. No, sto parlando di quello che c'è all'interno dei pentagoni adesso.
Eh sì, all'interno del pentagono, un tizio all'interno di un cerchio. No, c'è solo il tizio con le braccia alzate e basta. È una X con un cerchio praticamente, giusto? Sì, è una X con un tondino, nel mio caso il tondino è sulla sinistra. Ok, sì, è lui però punta est da me. E mentre nel mio caso sulla, cioè a est, il pentagono è spento. Stai toccando qualcosa perché c'è una specie di marchingegno qua che si muove. Sì. Ah. Non è che c'è qualcos'altro in questa stanza che potrebbe tornarmi utile? Che vuoi? Puoi muovere qualcosa? Sto guardando in giro se c'è qualche strumento che mi può tornare utile nella stanza. Perché mi sa che io posso ruotare i sim. Puoi ruotare? Io posso ruotare i simboli e tu le forme in cui sono racchiusi. Ok, ripartiamo dai pentagoni allora, riproviamo da lì. Perché io adesso la cosa ce l'ho sulle. Ho la freccia che punta sul simbolo dell'ingranaggio. Prova a muovere. L'ho rimessa sui pentagoni. Ma è cambiata la disposizione. Cioè, non puoi muovere altro. No, no, io posso solo interagire con questa freccia schifosa. Ah, ho capito. Ok, switch. A cosa? Ingranaggio, cerchio, quadrato. Quadrato. Fatto. Non ti serve sapere quali sono illuminati, scusa. Sì, no, ho capito come si risolve sicuramente. Dimmi i quadrati adesso, i simboli. Allora, come simboli illuminati ho ad est una specie di,
È come se fosse un omino su una barca. Che rema, ma senza il remo. Dimmi altro. A nord c'è una coppa chiusa sopra, che è come se avesse delle manigliette e due gambette e un cerchio dentro. Ma i quadrati stai dicendo? Sì. Non bisogna dare retta alla bussola per ora. Allora, il tizio che rema a destra cos'ha? In che senso a destra? Procedendo in senso orario, cosa c'ha? Il cerchio con le circondato da tre linee, come prima. Sei vivo? Allora, da me il tizio che rema c'ha un cerchio all'interno di un semicerchio con antennine. Sulla destra. Sì, a est. No, qui no. Questo tizio che rema c'ha sia sulla sinistra che sulla destra lo stesso simbolo ed è il cerchio con le tre linee sopra sinistra e destra. Ok, allora proviamo ad andare avanti coi cerchi. Nei cerchi ne ho due illuminati. Uno a nord, che è praticamente un ferro da stiro. L'altro? L'altro è totalmente a sud ed è come se fosse una linea verticale con una pallina a fianco, del fumo che esce. Scusa, ripeti? L'altro è totalmente a sud ed è come se fosse tipo una pallina su un piatto con del fumo che esce e a fianco ci sta una linea verticale. Ok, prova ad andare nella bussola. Cioè, sì. Nella bussola. Switch un'altra volta, non sul cerchio, non sui simboli. Metto la rotella, l'ingranaggio. Ok. Vai. Ah, merda, questa mi cambia tutto. Allora bisogna. Ok, come sono posizionati i cerchi? In che senso? Quali due sono quelli accesi? No, lasciando stare i simboli. Come sono posizionati i cerchi pensandolo. Nord, sud, est. Contando che la bussola è ruotata, est e ovest.
Quindi sono sull'est e sull'ovest. Sì, il ferro da stiro è sull'est, l'altro è sull'ovest. Ok, switch al cerchio. Ok. Torna alla bussola. Ok, Fatto. ovest il ferro da stiro, vero? No, ferro da stiro est. Ok, disposizione dei quadrati. Ti teleseleziono pure prima, cioè ti sposto le frecce sui quadrati. Sì. Allora, sopra c'è la specie di coppetta chiusa che ti stavo dicendo prima, col cerchio dentro. A est lo Mino Kerrema. Aspetta, aspetta. Cioè no, fregatene dell'est, era l'est vecchio, non quello nuovo. E anche l'altro, stavo sbagliando le posizioni. Di che? Relativamente al sopra, est, eccetera, non era così. Dimmi esattamente dove puntano. Allora, la coppetta col cerchio dentro è a est. L'omino Kerrema è a sud. E c'è un'altra coppetta col cerchio uguale all'altra che però sta a nord-ovest. Aspetta, ma i cerchi quindi sono sbagliati. Perché? Mi confermi che a est c'è il ferro da stiro? Sì. Allora, proviamo a tornare. Torna su. Sulla bussola. Fatto. Cerchi. Quadrati. Ok, dimmi la posizione dei quadrati, non dei simboli. Est, sud, nord-ovest. Torna all'ingranaggio. Torna ai quadrati. Ok, per quanto riguarda i quadrati, dov'era il tizio che rema? Sud. Ok, torna all'ingranaggio.
Ok. Passiamo ai pentagoni. Ho già spostato la freccia lì, eh. Stato un parto. Torno nella gabbia. Si è aperto. Si è diventato un canarino ormai. Ma non c'è un cazzo di fine capitolo in questo coso. Ti Su. vedo. Guarda su, dall'altra parte. Ciao, schifo. A merda. Cazzo dovremmo fare adesso? Survive the trials, and you may yet earn your freedom. Non so che cazzo suggerirti adesso. Ok, forse ho capito. Rispondi, testa di cazzo. Ah, è vero. Aspetta che c'è un'altra stanza qua, la guardo un attimo. Vabbè, io c'ho sto bagaglio appresso, vado lentissimo. No, però praticamente ogni volta che fai partire la sfida, io qua ho i simboli che tu vedi lì, ma in ordine. Quindi ti dovrei dire in che ordine schiacciarli. Il primo è il cavaliere, ed è quello dove siete davanti. Il secondo è il nodo da impiccagione, quello che ti ritrovi sempre dritto in teoria. Il terzo è la falce che ti ritrovi indietro. Guarda dall'altra parte. Ok, la vedi? Quella falcetta. Dall'altra parte. Dall'altra parte! Non si... Ok, fermo dove sei. Fermo, eh. Basta, fermati. Vai avanti di uno. Tu sei un coglione. Ti ho detto fermo dove sei, poi ti giri quando dici. dimmelo che devo direzione. Ormai è tardi perché ti sei bruciato. Vabbè, vai nella falce. Non le vedi le cose. E
sei un coglione, basta dirlo. Ma io te l'ho detto, vai avanti di uno, solo che rispetto alla direzione in cui eri, ti sei girato di 90 gradi e poi sei andato avanti di uno. Ma se mi dici fermo, io penso alla posizione coi piedi, non allo sguardo, dimmi. Basta, fermo lì. Allora, sempre relativamente a dove stai guardando, guarda dritto. Vai avanti di 5 caselle. Una, due, tre, quattro e cinque. Ora, girati a destra. Avanti di una. Girati a destra di nuovo. Ok, perfetto. Quindi una, due e tre, fermo. Ora, ruotati a sinistra, non spostarti ancora. Avanti di una. Ruotati a sinistra. Avanti, 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 avanti. Ruota a sinistra. Avanti, avanti. Ruota a sinistra. Destra. Ok, vai. Avanti. Ok. E basta. Ride sto scemo. Da cazzo sei tra l'altro? Devo farlo iniziare io. Beh, fermo là. Non ti sei sentito. Ah, me li sarei dovuti ricordare prima i simboli. Ah. Ma che vuole? Non ho capito un cazzo. Che stavolta me li devo ricordare a memoria io i simboli. Questa è la differenza. Quindi. Ghigliottina, spada, martello, impiccagione, ascia. Ghigliottina, spada, martello, impiccagione, ascia. Ghigliottina, spada, martello, impiccagione, ascia. Vai, ghigliottina. Fermo. Vai, lì a sinistra, lì a sinistra. Fai dritto, vai. Continua su questo coso. Vada, martello. Sono un gran ritardato, scusa. Ma no, non ho Ovviamente capito. dissociandosi. Mi sono ricordato male io l'ordine delle cose. Ah, praticamente ok, tu devi usare quel tempo ogni volta per spostarti sul simbolo che io ti dico. E poi quando finisce la canzoncina si ruotano e se sei su quello sbagliato schiatti, se no... Ma non importa. Il problema ora è ricordarsi questi stronzi qui. Falce, ascia, martello, ghigliottina, spadino. Ah, via. Beh, sto cercando di ricordarmeli. Cazzo faccio?
Sei pronto? Ok, vai avanti. Avanti. A destra, in quello avanti a destra lì. Quella specie di falcetto. Resta fermo lì. Fermo, 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 fermo lì. Fermo lì. Fermo immobile, fermo immobile. Non spostarti da lì. Ok, avanti a destra, avanti a destra, avanti a destra, veloce, 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 veloce. A destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra. Vai lì, perfetto. Resta fermo dove sei. No, lì dove sei, perfetto. Ok, spostasi da lì, vai a tutto a destra, verso il fondo. Ok, e adesso quello a sinistra. Quella specie di martello, ok, basta, resta fermo là. Poi che cazzo c'era? C'era. La forca, ok. Forca e spadino, forca e spadino. Ok, adesso vai in quello al centro, quella specie, la forca per impiccagioni, dritto. Vai dritto ancora. Fermo dove sei, fermo dove sei, fermo dove sei. Una ghigliottina questa. Eh sì, la forca. Minchia, mi confondo a volte. Ok, vai verso la tua sinistra. La tua sinistra, ok? E poi quello avanti a sinistra, la spadino che c'è. Perfetto, resta lì. Che palle sto livello. Sì, mi sto rompendo il cazzo anch'io. E di solito sono tre. I livelli, perché bene o male li fanno sempre così. Vabbè, se mette questi enigmi, come può arrabbiarsi se non vanno? Ti converrebbe uscire, sì, da lì. Ti prego, non un altro. E invece sì che è un altro. Non ne posso più. Fermo là. È una merda così. Alcune cose non le vedo neanch'io. A volte si bugga la chat e non ti sento. Ho detto che è una merda così perché alcune cose non le vedo neanch'io se ci sono questi cosi di legno in mezzo. Te li devo dire io sicuramente. Qua davanti a me è una ghigliottina. Ed è la prima, quindi per forza. Allora, per questa volta facciamo così. Ti ricordi come avevamo fatto nell'altro We Were Here dove ti dicevo solo avanti, 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 gira, ruota a 90, sinistra, destra, eccetera, eccetera, quando c'era il labirinto? Non mi ricordo un cazzo, però vabbè. Ok. Comunque dovremmo fare qualcosa del genere, occhi e croce, perché se no qua se rimaniamo a aspettare non ne cambiamo piede. Io sto cercando di sbirciare che cazzo ci sia lì, perché così magari lo vedo. Qual è? Qual è? Non capisco un cazzo. Siamo al nodo da impiccato. E quello è il nodo da impiccato, là dietro. Non puoi tenere la chat così attiva. Qua c'è una ghigliottina. Quello lo vedo, ne vedo tre di simboli. Sto cercando di sbirciare dai lati quello che c'è. Tipo, se guardi in quei due laterali, che cosa c'è? Quelli alla tua sinistra. Non si vedono, ma bisogna improvvisare qua, via, via. Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Ah! Ma. Sei un coglione. Vai, destra. Dritto, 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 dritto. Dritto, dritto, Dio porco. Sinistra. Destra, destra, destra. No, ho fatto una minchiata, ti ho fatto morire. Non funziona mai. Cade e muori. Come sei? Scusa.
Scusa, ho sbagliato. Dovrei fare fermo, fermo che mi immagino almeno un minimo uno straccio di percorso prima, se no col cazzo che ne usciamo. Ma tu sei veramente un coglione. Devi andare nel nodo da impiccato. Poi nel falcetto che c'è dietro. Poi nella cassa, quella donnina che vedi qua sotto di... Già, capisci perché mi devo fare un percorso in mente io? Che palle. Dimmi l'ordine. Allora, il primo è quello su cui stai atterrando adesso. Non andarci ancora. Il secondo è il nodo da forca, quello che vedi in fondo a sinistra, lo vedi? Non si è sentito. Il primo è l'elmo da cavaliere, quello che è davanti. Poi. Il secondo è il nodo da forca, quello che c'è davanti a sinistra, vicino all'uscita. Lo vedi, sì? Quello con il pannello di legno davanti. È nella penultima fila sulla sinistra. Cioè, terz'ultima, non penultima, scusa. Ok. Poi da lì devi tornare indietro verso la partenza di tre caselle e c'è un falcetto. Il faccetto è alla mia destra. No, se devi tornare indietro di tre caselle verso il punto di partenza, porca Madonna, sarà alla tua sinistra, dato che anche l'altro che ti sto dicendo è alla tua sinistra. Ok, poi quello alla mia destra bisogna fare, poi quello verso l'uscita. Esatto. E... Bravissima. Ok, vai, continua così. Io spero non ci sia una prossima volta perché mi sono già rotto il cazzo di queste cose. Basta. Stavolta la cosa si complica anche qua. Oltre ai 5 simboli come prima, ce ne sono pure altri 3 che sembrano extra giù. E non li capisco. Prova ad avviare. Aspetta, però fammeli memorizzare prima. Tanto io salvo, devo andare lì sopra quando si gira. Ma questi spariscono poi. Cioè io non li vedo più dopo.
Quindi, armatura, forca, ghigliottina, mazza, spada. Armatura, forca, ghigliottina, mazza, spada. Vale, memorizzo anch'io. Tutto a sinistra, 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 sinistra. Lì, proprio quello più all'angolo. Ok, credo che quelli che mi fa vedere sul momento siano quelli per cui devi passare. Sei vivo? Sì, allora devi guidarmi tu del tutto. Allora, spada, ghigliottina, falce, ghigliottina. Ghigliottina forca, spada ghigliottina faccio ghigliottina forca, spada ghigliottina faccio ghigliottina forca, spada ghigliottina faccio ghigliottina forca. Thousands of tears later. Sai che ho appena notato una cosa? Che è il cancro. No, comunque. Fai il percorso inverso rispetto a prima. Però no, no, non farlo, non farlo, non farlo. Vai nella mazza chiodata, vai nella mazza chiodata. Vai nello scudo. Vai nella forca. Nel forcone. Elmo. E poi quest'altra, la mazza chiodata. Mi sono accorto adesso che in realtà non spariscono come prima gli altri. Comunque, donnino al centro, scudo, martello, ghigliottina, fermo solo ghigliottina. Close your eyes and I kiss you tonight. Forcone. No, 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 forcone no. Mamma mia. Tutti i parenti che ti devono morire, tu non hai idea. Devo essermi confuso un secondo, scusa. Comunque, non so se mi hai sentito prima, ma mi sono accorto solo ora che non spariscono i simboli. Sì, ho taciuto a posto. Mi hai augurato qualche decesso di parentela anche in quel momento. Ho dato per assodato che qualcuno stia morendo in questo istante. Qualcuno del mio o del tuo parentado? No, a me fai solo un favore al momento. Ok, questo è un altro discorso. Chiaramente del tuo. Bene, puoi iniziare. Ok. Vai a pensare un attimo, eh? Ok. Vai su, lascia. Elmo. Forcone. Scudo. Fai tutto il giro esterno, tutto il perimetro esterno. Quindi mazza chiodata, spadini, vari, eccetera. Muoviti, 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 muoviti. Muoviti, 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 muoviti. Ok. Cazzo sei andato? Nella mazza chiodata, come hai detto, imbecille di merda. No, e ti ho detto ok, punto. No, hai detto fai tutto il percorso esterno, spadi, Sì. eccetera. però quando ho detto ok, pensavo lo interpretassi come un fermati. Di fermati! Ok,
Potrei avere delle colpe anche adesso. Va bene, dai, alleggeriamoti il carico. Ok, cosa per le impiccagioni? Martello? Scudo? Spadino? Falce? Mazza chiodata? Elmo? Fermati sull'elmo. Ok, ora vai sulla... sì, sulla donnina lì. Donnina, spadino, mazza chiodata. Vestitino, cioè armatura, martello. E basta così. Ok, adesso percorso inverso. Vestitino, mazza chiodata, spadino, falce. Sì, la mazza chiodata lì e di nuovo l'elmo. Torna sull'elmo, vai sull'elmo, fermo sull'elmo. Sto facendo voglia di ammazzarli. Basta. Ok, mazza chiodata, falce, spadino, scudo, scudo, martello, cosa per le impiccagioni. Non mi ricordo mai come cazzo si chiama. Fermati su quello cosa. Boh. Ghigliottina. Sì, lo confondo sempre con la forca. La spada lì. Vai sul martello. Scudo. Donnina. Falce. Nodo in piccagioni. E spada. Resta sulla spada. Speriamo sia l'ultimo. Sì. Perché siamo stati troppo brillanti. Poi primo tentativo così, cioè penso mi sparo piuttosto.